Scusa, basso, che sennò... Inevitabile rivolgersi a chi ha maggiore esperienza politica e quindi ne ha viste in questi anni. Che succede a questo punto dopo questo voto, che pure, voglio dire, era un punto di programma molto importante per il centrosinistra? Sì, che questo accordo va rifatto. Si può rifare o uguale, nel senso che la giunta regionale lo riapprova così com'è, le Ferrovie dello Stato lo riapprovano così com'è e poi torna in aula qua. Oggi c'erano degli assenti che non ci saranno più. Si può approfittare per migliorarlo. Questo accordo è ampiamente migliorabile, c'è ancora troppo poco verde, c'è troppa edilizia normale e poco edilizia sociale, cioè poche case popolari. Detto ciò, è una scelta politica, poi bisogna vedere i tempi tecnici cosa ci porteranno. Però voglio dire, oggi la maggioranza è andata sotto, si dice in termine tecnico. È una cosa che succede, può succedere, e non cambia le sorti della consiliatura. Io sono stato in regione tanto tempo, a Formigoni capitava abbastanza di frequente di andare sotto e poi si riprendeva la volta scorsa. Il problema è spostare tutto sul piano dei contenuti. Si può migliorare questo accordo? Secondo me sì. Ecco, da un punto di vista politico invece, la sintesi politica all'interno del centrosinistra è ancora ragionevolmente fattibile, o i rapporti tra Rifondazione Comunista, SEL e il Partito Democratico si stanno progressivamente logorando? No, affatto, non si sta proprio logorando proprio niente. C'è una base di valori assolutamente uguale e su alcuni provvedimenti ci sono pareri diversi. Su questo parere Partito Democratico, su questo provvedimento Partito Democratico e SEL erano a favore, Rifondazione Comunista contro, ma questo non vuol dire che, ad esempio, io mi chiamo Carlo Monguzzi e Basilio Rizzo di Rifondazione Comunista non siamo accomunati da valori che portiamo avanti da 20-30 anni, non ci mancherebbe altro. In ultima, a questo punto le chiedo, occorrerà accettare i provvedimenti che sembrano calati dall'alto? Faccio riferimento ovviamente alla candidatura di Sala, per tornare a fare sintesi e probabilmente ad avere l'asso pigliatutto, o invece questo voto può complicare potenzialmente le cose? No, il contrario, si ricompattano le persone con le cose che nascono dal basso, quindi dalle persone. Noi abbiamo bisogno di una profonda condivisione di cose e i provvedimenti che vengono dall'alto, le idee che vengono dall'alto, le ascoltiamo volentieri, ci discutiamo, ma ci interessano relativamente poco.